Ad Alghero, presso Casa Aci, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei titoli nazionali 2021. Come riportava la nota pubblicata nelle pagine social della delegazione Sardegna, Aci Sport ha demandato alle diverse delegazioni regionali la consegna dei titoli, per l'impossibilità di effettuare una premiazione nazionale congiunta a causa della situazione pandemica. Sono stati premiati tutti i vincitori di titoli e categorie nazionali delle quattro ruote per la stagione 2021. Karting, pista, rally, regolarità, salita e slalom. Il delegato fiduciario regionale Giuseppe Pirisinu ha scelto la prima e migliore occasione possibile, il weekend della prova italiana del campionato del mondo rally. Sentiamo il delegato fiduciario regionale Aci Sport, Giuseppe Pirisinu. Siamo qua a premiare tutti i concorrenti, tutti i ragazzi sardi che si sono contraddistinti a livello nazionale. E credo che questa sia un'ottima occasione, quella di premiare qua ad Alghero, durante il Rally Italia Sardegna, questi ragazzi. Quindi diamo un valore aggiunto, credo, al tipo di cerimonia, di premiazione che stiamo andando a fare. E avremo ospiti molto importanti dal presidente dell'Automobile Club d'Italia Giustichi Damiani, per proseguire con Marco Rogano, Marco Ferrari e diciamo tutto l'apparato sportivo di Aci Sport. Quindi credo che siano delle premiazioni molto importanti e di altissimo livello. Quindi si va, dopo le premiazioni dei campionati regionali, si va anche a premiare i ragazzi per i campionati del 2021 indetti direttamente da Roma dall'Automobile Club d'Italia. La cerimonia di premiazione si è svolta nel clima del Rally Italia Sardegna 2022, grazie alla preziosa collaborazione con il presidente dell'Automobile Club Sassari, Giulio Pest di San Vittorio, del direttore generale Aci Sport Marco Rogano e del coordinatore dell'organizzazione Antonio Turitto. Sentiamo il direttore generale Aci Sport, Marco Rogano. Per noi è un evento che definiamo straordinario proprio per l'accoglienza e la bellezza di quest'isola che lo ospita e che secondo noi forse saremo anche un po' di parte, ma lo riteniamo sicuramente uno dei rally più belli del mondo. Le strade sono fantastiche, i piloti l'apprezzano molto, per cui cerchiamo di andare avanti, siamo alla 19ª edizione, come ha detto lei, quindi vuol dire che il prossimo anno compiamo 20 anni. 20 anni non sono pochi per una gara che nasce nel 2003 e ci siamo quasi alla vigilia. Per il prossimo anno cercheremo di dare qualcosa in più a tutti gli spettatori che comunque io oggi sono stati sulle prove e ne ho visti tanti e mi auguro che continuino a seguirci così. Tutto è nato nel periodo della pandemia, perché chiaramente del lockdown, perché chiaramente privavano ai nostri tifosi di andare sulle prove a vedere le macchine e allora naturalmente c'era un'unica cosa da fare, quella di portare il rally a casa della gente, e così è iniziato un percorso di cui siamo molto soddisfatti. Adesso abbiamo anche una nostra emittente, Aci Sport TV, e qui tra l'altro la copertura è ampia, perché tra il promotore del campionato del mondo, la RAI, a cui abbiamo dato noi i diritti come gara nazionale, diciamo, e quindi insomma c'è un grosso seguito. Io chiaramente ringrazio anche voi che siete qua impegnati sul campo, perché naturalmente ci fa piacere quando si parla del Rally d'Italia Sardegna. Sentiamo l'assessore del turismo, artigianato e commercio della regione Sardegna, Gianni Chessa. Un grande evento, ma anche una grande opportunità nuovamente che capita alla Sardegna, a tutti i sardi. Abbiamo fatto una scelta con gli organizzatori alcuni anni fa di spostare l'evento una volta sia nell'area nazionale di Olbia e una volta ad Alghero, con accordo tra i sindaci, perché questa è una grande opportunità mondiale con una grande visibilità mondiale. Pensate che in questi due anni di pandemia la Sardegna ha dimostrato al mondo intero che il mondo chiuso dalla pandemia, invece noi continuavamo a fare eventi sportivi, grandi eventi sportivi, ne abbiamo incontrato tanti eventi mondiali. E il Rally è uno di quegli eventi che ha dato una grande visibilità.
Oggi nel 2022 si ripete l'evento mondiale qui ad Alghero e non solo, ma c'è anche altre tappe a Olbia. E guardate quanta gente, guardate quanta opportunità, guardate quanta visibilità. Io faccio investimenti, non spese. Ecco, questo è un investimento azzeccato, lo stiamo migliorando con l'organizzazione e quindi i frutti ci sono. Un buon investimento è una buona opportunità veramente di dire al mondo che la Sardegna è un'isola dello sport, ma va anche oltre il mare, non solo mare, offre di tutto e di più. Noi puntiamo, grazie agli eventi sportivi, alla visibilità che dà un evento come questo, come il Rally, di puntare veramente a una Sardegna che possa vivere tutto l'anno. Ci proponiamo a un'offerta turistica che va oltre il mare e che va anche oltre lo sport, quindi abbiamo il settore dell'archeologia, ma soprattutto il settore dell'enogastronomia, il settore dei cammini religiosi, è quello che è l'innovazione del wedding, del MICE, matrimoni, congressi, quindi come vedete tante opportunità. D'altronde poi la Sardegna è l'isola dei centenari. Pensate che in Sardegna il rapporto mondiale è di 8 a 100.000, in Sardegna insistono 22 centenari in 100.000. Allora per quale motivo? Ecco, ambiente, bella qualità della vita e il buon mangiare. E noi promuoviamo il buon mangiare, l'enogastronomia. E oggi qui con la Coldiretti, come vedete, non è a caso che abbiamo inserito la Coldiretti. Quindi la Sardegna si propone in veste diversa. Guardi, lei sta accettando dei campionati del mondo che sono in corso proprio in questi giorni in varie parti della Sardegna. La Sardegna veramente è da Pasqua a Pasquetta, da quel periodo che ha iniziato ad avere eventi a carattere mondiale. E stranamente non è un caso che i numeri emersi in questi giorni nel report stanno dicendo che sia aprile che maggio hanno già superato di gran lunga il 2019 come presenze turistiche. Questo ci fa piacere. Il turismo sportivo sta dando un valore aggiunto all'economia della Sardegna. Io ringrazio veramente tutti coloro che danno questa possibilità. Io ho solo colto un'occasione che poi di fatto porta presenze e turismo. Il mio dovere da assessore al turismo, artigianato e commercio, con le deleghe che mi ha dato il Presidente, è quello di portare presenze. E io faccio investimenti, faccio scelte, per ora queste scelte però si stanno rivelando azzeccate, dobbiamo migliorarle e integrarle. Ecco tutti i piloti e copiloti sardi che sono stati premiati: Giorgio Basoli, Antonio Congiata, Gabriele Fois, Alberto Meloni, Fabrizio Diana, Giovanni Murgia, Davide Catania, Valentino Ledda, Roberto Mereu, Maurizio Diomedi, Auro Siddi, Luca Marra e Paolo Sau, Vito Tria e Gian Domenico Piccinno, Stefano Marrone e Massimo Piga, Lucio Aunitu e Mauro Aunitu, Alessandro Ghisu e Nicola De Montis, Carlo Canu e Alessio Azzeni, Alessandro Spezzigu e Giuseppe Pirisino, Omar Lambroni e Fabrizio Fresi, Lorenzo Vacca e Nicolas Zurru, Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò, Marco Casalloni e Massimiliano Frau, Alessio Piredda e Nicola Tocco, Francesco Farci e Maurizio Mocci, il team Autoservice Sport Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò, Gerolamo Campus, Mario Murgia, Fabrizio Marrone, Angelo Fois, Franco Angioi, Salvatore Priola, Maurizio Fronteddu e Quirico Beccu. Abbiamo intervistato alcuni protagonisti. Premiazione dopo questo mini campionato dello scorso anno.
Niente, fa sempre piacere vincere qualcosa. Se fosse stato un campionato più articolato su più gare, sarebbe stato meglio. Comunque portiamo a casa questo risultato, questo premio, questo riconoscimento, e ci servirà di stimolo per la stagione 2022, anche se le premesse non sono delle migliori per quanto riguarda l'attività sportiva in Sardegna, perché bisogna aspettare ottobre per fare il primo rally su asfalto. Poi si spera nel rally della Zinara. E vediamo un attimino, perché mi piacerebbe poter andare a fare la finale nazionale, ma c'è sempre questa incognita del calendario delle gare sarde, e quindi niente, non c'è certezza. No, sono stato in Friuli, sono stato a fare Piancavallo, per carità, è stata una tragedia, nel senso. Gara bellissima, organizzazione veramente bella, le prove sono meravigliose, prove stupende. Purtroppo c'è stata l'incognita al tempo, perché il sabato ha piovuto parecchio, e la domenica, pronti via, ho subito su un tratto di umido che non avevo segnato le note, perché quando ho fatto le ricognizioni non c'era, e non conoscendo le prove non sapevo, ogni volta che affrontavo una curva non sapevo che cosa avrei trovato. La macchina mi è scivolata sulle quattro ruote, ho rotto un cerchio posteriore sinistro e niente, ho perso una marea di tempo, la prova era ancora lunga, la parte che mi mancava è arrivare alla fine, e quindi nulla, diciamo che la gara è andata così. Sono passato da, speravo di entrare nei primi 10, c'era un parco partenti notevole, 23 R5, anche una VRC, tanti locali che vanno fortissimo, per cui entrare nei primi 10 sarebbe stato già un buon risultato. Invece dopo la seconda mi sono già ritrovato 26esimo, per cui ho rimontato sino alla 14esima posizione, ho pensato solo a divertirmi e non più alla classifica. Devo dire comunque che è stata da quel punto di vista una bellissima esperienza. Ma diciamo che l'abbiamo impostata proprio con la speranza di riuscire ad arrivare a questo traguardo. Abbiamo partecipato alle gare di zona in Sardegna e siamo riusciti a portare a casa dei risultati in tutte le gare, e questo ci ha permesso di arrivare alla finale di Modena per poter disputare la finale a livello nazionale. Abbiamo sofferto, è una gara difficile, complicata, c'erano prove notturne, pioggia, però diciamo che ci siamo difesi molto bene, abbiamo vinto la classe e finalmente abbiamo portato a casa un titolo che ci mancava da tanto tempo, avevamo sempre sperato di ottenerlo, e questa volta ce l'abbiamo fatta. Programmi per questo 2022? 2022 rifaremo lo stesso percorso per poter rivincere nuovamente questo titolo, e poi cerchiamo di fare qualche gara spot, magari con qualche macchina un pochino più importante, per andare un po' più avanti nella classifica assoluta e ottenere anche qualche soddisfazione da quel punto di vista. Sì, dai, cerchiamo sempre di controllare il ragazzo, perché è sempre scatenato, quindi dai. Effettivamente riuscire a fare una gara con una macchina un po' più interessante, più performante, non sarebbe male, ed è comunque il programma, la speranza per quest'anno. Un'ultima cosa, non so se è bella o brutta, da quest'anno concorriamo anche a un altro titolo, quello degli over 55. KZN Under, quindi con i più giovani, il mio secondo anno in KZ, il primo anno siamo andati pari punti, quest'anno siamo riusciti a vincerlo. È la categoria maggiore, quindi più di così non possiamo fare nel karting. Adesso lavoriamo per l'italiano, però è stata una bella soddisfazione. Ecco, ricordiamo il tuo kart. Io guido un Parolin con motore TM KZ10C, quasi 50 cavalli, quindi non si scherza. 2021, le difficoltà più grandi sono state gli avversari, perché io nomino il mio più grosso avversario, Francesco Casiddu, un bravissimo pilota, anni che corre, quindi la difficoltà più grossa è stata confrontarmi con lui. Per fortuna siamo riusciti a avere qualche punticino in più e a portarla a casa quest'anno. Chi devi ringraziare? Anzitutto il team Autoservice, che ci segue sempre, poi il mio meccanico Bastiano Matto e tutto il team MB Kart, e infine i miei genitori, perché senza di loro, senza babbo che mi aiuta come meccanico, senza mamma che mi supporta, non potrei fare niente, quindi loro principalmente. Sentiamo ora il presidente dell'Automobile Club Sassari, Giulio Pest di San Vittorio. Beh sì, un grande successo che suggella insomma un grande progetto di unione tra i due territori, tra Olbia e Alghero, in virtù dell'alternanza,
come si è deciso appunto in accordo con la Regione Sardegna. Ieri la super speciale di Olbia ha risposto, cioè è stata una risposta veramente importante da parte di tutta la città di Olbia, che ringrazio gli olbiesi, l'amministrazione di Olbia, tutti gli enti che hanno contribuito per la riuscita della prova. È stata veramente una scommessa, ma ci siamo riusciti e l'abbiamo vinta alla grande. E su Alghero siamo qua nel parco assistenza, insomma c'è molto caldo. Oggi le premiazioni. E oggi siamo qui per le premiazioni, abbiamo voluto fare in questa occasione perché è giusto che la casa dell'ACI sia aperta a tutti i piloti, a tutte le persone che partecipano ai campionati spendendo tanti soldi, tante risorse, ed è giusto che abbiano una giusta gratificazione, soprattutto con i vertici nazionali, alla presenza del presidente Angelo Sticchi Damiani e di Michi Biasione, di tanti campioni insomma, sia presenti che futuri. All'evento era presente anche il presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, che abbiamo intervistato. Sono molto soddisfatto di come siamo riusciti tutti insieme, nessuno escluso, cominciare tanto dai sardi, dalla regione, dai comuni, parliamo in questo momento di Olbia e soprattutto di Alghero, come siamo riusciti tutti a farla crescere questa bellissima manifestazione, che è, come ho detto dal primo anno, dal primo giorno, questa è la terra dove veramente si possa organizzare il rally più bello del mondo, perché è una terra bellissima, ha degli sterrati fantastici e come devo dire è una terra promessa per questo tipo di gare e soprattutto si è radicata in questo territorio tantissimo in questi anni. Diciamo, è entrata nel sangue dei sardi e non solo dei sardi. Diciamo che l'operazione è riuscita. All'inizio sembrava, come devo dire, un po' velleitario prendere un'organizzazione che sino allora aveva lavorato a Sanremo, un altro bellissimo rally per carità, e trapiantarla in Sardegna. Non è stato facile, ma c'erano i presupposti. E poi soprattutto devo dire, e io devo ringraziare anche sia la regione Sardegna, che i due comuni che per esempio hanno dimostrato di avere una grande intelligenza nel capire che non aveva senso una conflittualità o una concorrenza fra di loro, ma trovare l'accordo che è stato trovato, sempre complice la regione Sardegna, per valorizzare al massimo entrambi i comuni e entrambi i siti. Ieri eravamo ad Olbia, abbiamo fatto una bellissima prova speciale partendo dal mare, qua stiamo sull'altro mare, ma è sempre il mare della Sardegna e sempre vediamo questo spettacolare centro storico e le vecchie mura di Alghero. Cioè, come si fa a non restare coinvolti e rapiti da tutto questo? Ecco quello che volevamo noi. Noi volevamo organizzare un bellissimo evento sportivo, volevamo dare anche una bellissima occasione perché la Sardegna venisse conosciuta sia da coloro che vengono, sia da coloro che vedono le immagini su Sky, sul canale 208, ma soprattutto le nostre immagini girano e quindi abbiamo avuto questa grande soddisfazione di vedere le persone che alcune vengono, altre sperano di venire perché sono affascinati da questa terra. Presente all'evento anche Michi Biason, sentiamolo al microfono di Tutto Motori. Ma a parte il mondiale, mi sembra che l'organizzazione sia sempre eccellente. L'Automobile Club d'Italia, l'ACI Sassari, la Regione Sardegna fanno un lavoro meraviglioso e chiunque, sia dal punto di vista di spettatore che dal punto di vista di pilota o di addetto ai lavori, non vede l'ora durante l'anno di tornare che avvenga questo rally della Sardegna. E la gara è difficilissima, impegnativa, vediamo i piloti che si stanno non ancora giocando la vittoria ma stanno facendo tattica, chi aspetta un pochino, chi risparmia la macchina, quindi è una gara organizzata divinamente bene, affascinante e con veramente sempre delle grosse incognite fino all'ultimo chilometro. Qualche impegno invece per Michi Biasion? Ma Michi Biasion ormai non è più, non fa più il pilota, lo faccio ogni tanto come apripista, come dimostrazioni o come tester di automobili, ma lavoro, collaboro con alcune aziende, organizzo anche una fiera sui rally che sarà
l'anno prossimo a febbraio a Vicenza, quindi sono sempre molto molto impegnato nel settore proprio perché credo nei rally e non vedo l'ora che ci sia qualche bandiera italiana a lottare per la vittoria delle gare tipo questa. Abbiamo intervistato il sindaco di Alghero, Mario Conoci. È un grande successo per la Sardegna, per la parte nord-ovest della Sardegna, perché il rally mondiale è il frutto di una collaborazione fra Regione, il Comune di Alghero e il Comune di Olbia e tanti comuni che tra l'altro ospitano questo evento straordinario. Naturalmente avere qua il parco assistenza, quindi con le macchine che ogni sera tornano ad Alghero, ci consente di rappresentare anche il nostro territorio al meglio. Abbiamo voluto anche farne una vetrina per i nostri prodotti dell'agroalimentare e quindi vogliamo far vedere al mondo la Sardegna a 360 gradi. Questo è possibile grazie, come ho detto prima, alla Regione che ci supporta in maniera straordinaria, a una collaborazione fra tutte le amministrazioni comunali coinvolte e soprattutto, lo devo dire, alla lungimiranza del presidente Sticchi Damiani, di ACI Sport, del presidente di ACI Sassari Giulio Pes e della collaborazione di tante persone che rendono possibile tutto questo. Davvero un risultato importante, un appuntamento che noi vogliamo anche rinnovare in futuro e legare sempre di più il nome di Alghero della Sardegna agli sport motoristici. Mi pare che sia una collaborazione che produca sotto tanti punti di vista, agonistico sicuramente perché siamo al top del motorismo, da un punto di vista delle ricadute economiche, perché Alghero e il Nord Sardegna sono sold out in questo periodo, e in più una promozione straordinaria che va in tutto il mondo e quindi diciamo che ha un valore davvero sotto tanti punti di vista e penso che dobbiamo essere tutti soddisfatti.